aperto. Ah, c'è il signore là, lo vedo un po'. Io sto controllando. Pistra. Stringi forte le dita. Benissimo, benissimo, benissimo. Aspetta che ti aiuto io. Perfetto. E adesso tutti quanti, da questa posizione qua, al mio tre, lentamente, senza mai lasciare la presa delle dita, riportiamo il pollice verso l'alto. Poi ci sono, come faccio io. Uno, due e tre. Andrelliano! Andrelliano! Nessuno? Vabbè, ho capito, ne facciamo un altro. Uno più facile, mano sinistra 0. Perfetto, mano destra 2. Ottimo. E adesso nella mano dove avete lo 0 mettete il 2, nella mano dove il signore c'ha problemi in matematica. 2 e 2. No, una è 0 e l'altra è 2. Perfetto. Un po' meno vivo, eh? 2. Perfetto. E adesso, signore, nella mano dove avete lo 0 mettete il 2, nella mano più difficile, 2 dita. Oh, bravissimi, adesso allora più forte, 3 dita. Perfetto, più forte 4 dita, più forte 5 dita, grazie, sempre bellissimo iniziare lo spettacolo con un applauso spontaneo. Prima devi aspettare che le torte si spengano da sole. No, però finché non fate l'applauso non passa il secondo posto. Il secondo modo invece per spegnere le torce, signore e signori, prevede l'utilizzo della forza, così. Bravo! Oppure della velocità, così. Quarto modo. Però al terzo e ultimo modo, che è quello di soffiare sulle torce. Soffiare sulla torcia, riuscire a spegnere, non è una cosa così semplice come potrebbe sembrare. Mostriamolo, soffia! Più forte! Tutti e due! E tre! Senza sputare! E tu che sembra? Vabbè, ho capito, va bene, va bene. Signore e signori, ora io non solo questa sera soffierò sulla torcia e le farò spegnere, ma la farò anche mentre queste girano, così. Uno! Due! Tre! Va bene, e qui c'è il quarto modo. Guadagna il centro del palco. Dai, passa avanti, Vincenzo. Stringi le gambe. Bene, 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 Vincenzo. Thank you.
faccio. Oh!